Oggi, 9 dicembre 1993, nella 17ª sessione plenaria di Cartagena in Colombia, il Comitato del Patrimonio Mondiale, secondo la Convenzione dell'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, concernente la protezione dei beni culturali e naturali, ha iscritto i Sassi di Matera nella lista del Patrimonio Mondiale. Questo inserimento consacra i Sassi di Matera come un luogo eccezionale, la cui conservazione e salvaguardia è interesse dell'umanità intera. 6 dicembre 1993. Nella sede del Convention Center di Cartagena iniziano i lavori della 17ª sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. L'UNESCO è il massimo organismo delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. E il Comitato per il Patrimonio Mondiale riunisce i delegati e gli esperti di 28 stati in rappresentanza dei 127 paesi membri della Convenzione. Il 9 dicembre, nella sede del Convention Center, si discute la candidatura di Matera. La delegazione italiana nella sala assiste con attenzione ai lavori. Non potrà intervenire se non a proclamazione avvenuta per non influenzare i delegati. Solo se nessun paese farà eccezione, i Sassi di Matera saranno approvati nella lista. Henry Clear presenta la candidatura dei Sassi. Matera, dice, è un esempio eccezionale di uso della topografia del paesaggio e della morfologia territoriale da parte dell'uomo dai periodi più antichi. L'ICOMOS ritiene che Matera e Matmata, dalle caratteristiche originarie simili, hanno avuto in seguito evoluzioni differenti. Henry Clear dà poi la parola a Yuka Yokileto perché relazioni sulla gestione e la salvaguardia dei Sassi di Matera. Yuka Yokileto è stato il coordinatore della missione di esperti a Matera. Egli dice che i Sassi costituiscono un paesaggio culturale che fa parte di un'area accuratamente protetta dalla legge italiana. Spiega che lo Stato italiano ha avuto una particolare attenzione verso i Sassi di Matera, paragonati nella cultura, per importanza ed eccezionalità, al centro storico di Venezia. Come Venezia vive del rapporto tra il territorio e la laguna, così Matera nasce dall'intimo connubio tra la terra e l'acqua. Questo sistema si sviluppa a partire dal settimo millennio avanti Cristo e persiste fino al XIX secolo e agli inizi del XX secolo. Henry Clear presenta alcune diapositive tratte dal rapporto di presentazione della città di Matera. Il valore dei Sassi è nella straordinaria morfologia urbana che si è venuta nel tempo organizzando sulla rete idrografica di captazione e distribuzione delle acque. Il quadro naturale ricco di cavità e fenomeni carsici ha fornito il modello per l'evoluzione dell'abitato umano. Tutta la storia dell'uomo si può seguire nell'evoluzione dei Sassi di Matera. Dalla grotta originaria all'architettura costruita, ai giardini pensili, fino alla complessa organizzazione urbana. Il relatore conclude invitando ad ammettere i Sassi di Matera nella lista dell'UNESCO sulla base dei criteri terzo, quarto, quinto. Se non ci saranno obiezioni, Matera sarà accettata. Ma due mani si levano. È un momento di grande tensione nella delegazione italiana. Con grande sollievo si tratta di un intervento a favore. Questa iscrizione, dice Pressure, rappresentante della Francia, è enormemente significativa, poiché si tratta di un insieme tra i meglio conservati nel bacino mediterraneo di abitazioni trogloditiche. Dichiarando il consenso completo della sua delegazione, dice che non solo Matera apre la strada ad altri siti analoghi come Matmata, già ricordata, e i complessi troglodittici del sud della Spagna, ma introduce anche nuove suggestioni per gli studi archeologici riferiti particolarmente al fenomeno della tradizione eremita dei deserti dell'Alto Egitto.
coordination analogue. Interviene Bechaouch, il delegato della Tunisia. Mi felicito, dice, per questa candidatura che ha una importanza per tutti i paesi del Mediterraneo. Dal mio paese, la Tunisia, alla Grecia, a Petra in Giordania, c'è un insieme di analogie considerevoli. Ma credo che quello che distingue i Sassi di Matera è la sua autenticità. Sfortunatamente Matmata ha avuto un'evoluzione negativa, ma è importante notare che l'esempio dei Sassi di Matera è eccezionale per tutto il Mediterraneo, poiché questi si sono conservati intatti e bisogna quindi essere completamente d'accordo e orgogliosi di scrivere questo sito come un complesso esemplare di architettura trogloditica. Aparentemente hay consenso. Quiero resaltar, como decía el observador, non ci sono altre osservazioni e il presidente, ringraziando gli intervenuti e la presenza del sindaco e della delegazione di Matera, dichiara i Sassi iscritti nella lista del patrimonio mondiale. Su Matera campeggia così il simbolo del patrimonio, rappresentazione del rapporto stretto tra le opere dell'uomo e la natura. Il quadrato segno dell'architettura è abbracciato dal cerchio, forma naturale, simbolo di protezione e salvaguardia. Come avete visto, la discussione su questo punto era molto facile perché gli interventi del professore Léon Pressuire dell'Università di Parigi, Sorbonne, ha fatto ancora un'altra proposta per dire che Matera ha un'autenticità e ha una capacità di esempio per altri siti nel Mediterraneo. C'era anche un appoggio del partecipante della Tunisia, il professor Bechaouch, che ha detto che ci sono similarità tra la città di Matera e le Sassi che si trovano nella Giordania e anche nella Tunisia in Matmata. I Sassi finiscono di essere il luogo del confronto dialettico, se vogliamo, del confronto anche sulle culture, e diventa il luogo del confronto sulle iniziative, sull'attività, sulla capacità di recupero e di riuso, con una preoccupazione in più, come dicevo prima, che è quella di sapersi confrontare con la cultura internazionale in questo momento. Yo creo que es un honor para todos nosotros como miembros del comité y para mí como presidenta que se haya inscrito a Matera en la lista del patrimonio mundial, especialmente aquí en Cartagena. Tuve oportunidad de conocer los trabajos que se han venido adelantando en Matera a través del director del ICRUM y celebro la inscripción de Matera en la lista del patrimonio mundial. Matera, la città di pietra, dove tutte le età sono contemporanee, fonda nel suo passato il decollo verso il futuro.